l'occasione di ritrovarsi in presenza e condividere una serata all'insegna dell'arte e della cultura. Grande partecipazione venerdì sera al Circolo Nautico per l'evento organizzato dall'Associazione Ex Alunni del Liceo De Bottis di Torre del Greco e dalla scuola, con il patrocinio del Comune. Versi e musica per un viaggio nei siti archeologici vesuviani con gli interventi del professore Salvatore Cironappo, docente ed archeologo, e del giornalista Salvatore Perillo. Finalmente gli ex alunni del De Bottis si ritrovano questa sera in presenza. Ce l'abbiamo fatta veramente e io ringrazio tutti. Tutti voi che ci avete in qualche modo sostenuto e incitato a non demordere e a realizzare questa serata. La serata si lega a questo desiderio di ripresa, si lega a questo progetto che la scuola ha realizzato di introdurre queste due curvature all'interno del Liceo del Bottis, ma soprattutto è la soddisfazione che dall'associazione, in particolare dall'idea di uno dei nostri grandi dell'associazione, il nostro straordinario Salvatore Perillo, venisse fuori questa opportunità di sensibilizzare i giovani, i ragazzi del Liceo del Bottis ad amare il loro territorio, a comprenderne l'importanza e a venire fuori con tutta la voglia di esprimere quello che sarà diciamo, il loro entusiasmo affinché questa nostra terra migliori attraverso la cultura. Una sinergia tra gli alunni di ieri e quelli di oggi guardando al futuro. Sì, una sinergia tra gli alunni di ieri, che sono io, che sono quelli della mia generazione, e quelli di oggi. Il ruolo dell'associazione non è limitato soltanto a noi nostalgici del passato, ma vede direttamente impegnate quelle che sono le forze del momento, le forze giovani, e noi ci auguriamo di avere sempre l'appoggio di tutti, l'appoggio della stampa, l'appoggio delle istituzioni, l'appoggio della cultura, perché per noi questo è molto importante e significa andare avanti a larghi passi. L'occasione anche per illustrare il progetto culturale portato avanti dal liceo con l'introduzione di due nuove curvature finalizzate alla valorizzazione dei beni culturali. Preside Letizia Spagnolo stasera qui al Circolo Nautico di Torre del Greco per questa importante iniziativa promossa dall'associazione Ex Alunni. Lei prima parlava dei nuovi percorsi di studi di questa scuola. Abbiamo attivato quest'anno due curvature che finalizzato ovviamente alla valorizzazione dei beni culturali, una per il classico e un'altra per il linguistico. È stata una sfida per noi poterla realizzare. L'abbiamo ideata anche con la collaborazione dell'associazione Ex Alunni e in modo particolare proprio il Salvatore Perillo, che è noto a tutti una grande passione per l'archeologia. L'abbiamo progettata, ma non eravamo certi che le famiglie potessero poi scegliere questa curvatura così nuova, così diversa dal solito, dalla solita offerta formativa. E invece le famiglie ci hanno creduto quanto noi. Abbiamo attivato due corsi, uno per il classico e un altro per il linguistico. Il classico è una curvatura archeologica demo etno antropologica, in coerenza con gli studi classici, mentre per il linguistico è una curvatura che valorizza i beni culturali. Stasera l'occasione per parlare e divulgare queste notizie, ma anche un momento per ritrovarsi e stare insieme. Mi emoziona moltissimo l'idea di ritrovarci qui con tutti i docenti, le personalità. Guardando alle sfide per il futuro del Liceo De Bottis, il contributo degli ex alunni è sempre fondamentale. Il Liceo De Bottis progetta, realizza in sinergia, in piena sinergia con l'associazione Ex Alunni. Gli ex alunni mettono a disposizione le loro esperienze, la loro professionalità e intercettano, spesso hanno i figli che sono nostri alunni, quindi sono i migliori utenti che possono farci comprendere quali sono le esigenze del nostro territorio.